Ciao Simone, benvenuto qui a Empoli, Simone Galli di Pianeta Empoli e di tutto il mercato web. Ti volevo chiedere, come prima domanda, ecco, com'è stata, diciamo, la trattativa per venire a Empoli, perché sei arrivato a Empoli negli ultimi minuti, diciamo, nelle ultime ore di mercato, una vita praticamente allo Spezia, con qualche prestito sì, però comunque ti hai fatto tutta la trafila nel settore giovanile dello Spezia. E cosa ti ha convinto, ecco, a venire a Empoli, se magari la volontà di trovare una nuova sfida in Serie A, oppure se pensavi che magari il tuo ciclo allo Spezia fosse terminato, non so, parlaci un po' di come hai vissuto, no, questa trattativa e cosa ti ha spinto. Ma, innanzitutto buongiorno. No, è stata una trattativa fatta verso le ultime ore di mercato. Avevo parlato io con lo Spezia, sono ancora dello Spezia perché sono in prestito con diritto, quindi ora sono dell'Empoli, ma c'è un diritto di riscatto. E mi ha convinto il progetto che c'era qui, e comunque sia. Avevo voglia di riscattarmi e di avere un'altra opportunità per giocare in Serie A. E adesso, per fortuna, ce l'ho e cerco di fare il meglio per questa squadra. Ciao, Tommaso La Nazione, qui di Empoli. Una domanda, hai chiesto per caso ai tuoi ex compagni Giasi, Maldini, com'è prima di venire qua e come ti sei trovato subito appena arrivato? Bah, mi sono trovato subito bene. Come hai detto te, conosco tanti ragazzi con cui ho giocato insieme. È un ambiente sano in cui si può lavorare molto bene. I ragazzi, gli altri che non conoscevo, comunque sì, avevo già giocato contro di loro, quindi ho fatto presto a farmi conoscere. Sono contento di essere qua e spero di dare una mano a tutti. Niccolò Pistolesi, Empoli Channel, La Nazione, Simone, benvenuto. Volevo Grazie. chiederti, a livello tattico, quale zona di campo, comunque quale ruolo prediligi e cosa può portare appunto Simone Bastoni in più a questo Empoli? Ma quello ruolo dipenderà dal mister dove vuole schierare. Io ho giocato sia come terzino sinistro sia come mezzala. In questo momento mi sta provando come mezzala, quindi cerco di fare il meglio in questo ruolo. Poi in futuro spetterà al mister decidere in che ruolo farmi giocare. Senti, questa è una domanda che ho rifatto anche a Berisha e anche allo stesso mister, anche a destra, comunque è stato un ritorno, la faccio anche a te. Il mister ha parlato di un gruppo che deve ritrovare dei leader, una leadership, ha parlato anche di giocatori che erano stati capitani, no, nelle proprie squadre, quindi da qui anche te. Ti chiedo se, nonostante tu sia arrivato da poco, sia l'ultimo arrivato, ti senti addosso questa responsabilità, diciamo, maggiore di essere tra i giocatori perlomeno più carismatici, ecco, da questo punto di vista? Io cerco di dare il mio apporto come ho fatto a Spezia senza strafare, cerco di essere un esempio e cerco di aiutare i ragazzi più giovani a crescere. Questo no, la responsabilità no, fa parte del mio lavoro e del nostro lavoro come calciatori. Domenica arriva la Roma, poi ci sarà l'Inter e poi la Salernitana, tre partite fondamentali per il proseguo del campionato. Ecco, come vi state preparando in vista di queste tre gare, sia fisicamente ma anche mentalmente, a livello proprio mentale? Adesso stiamo cercando di preparare al meglio la partita di domenica con la Roma. È una settimana particolare perché ci sono state le partite nazionali, però abbiamo lavorato al massimo cercando di dare intensità durante gli allenamenti e penso che ci siamo riusciti. L'inizio del campionato dell'Empoli non è stato facilissimo, l'Empoli è ancora a 0 punti, ha qualche difficoltà anche ad andare in gol, non ha ancora segnato. Ti chiedo come lo hai visto l'Empoli e qual è la cosa che manca in questo momento all'Empoli, oltre magari a un risultato che potrebbe essere, diciamo così, una spinta in più, no? Anche dal punto di vista del morale. Sicuramente detto te, la cosa che è rimarcata è che non siamo ancora riusciti a fare gol. Sicuramente stiamo lavorando per cercare di finalizzare al meglio e credo che nelle prossime partite riusciremo a fare dei punti.
L'anno scorso 2 gol e 5 assist nonostante il brutto infortunio. Quali sono le tue caratteristiche principali che comunque ti hanno portato a ottenere poi questi numeri in campionato? Ma sicuramente giocando alla mezzala sono uno che si inserisce spesso negli spazi e appena ho la possibilità di calciare da fuori dall'area ci provo. Queste diciamo che sono le 2 caratteristiche principali.